cura degli orti, attività selvicolturali, contenimento della fauna selvatica anche in aree urbane. Un'ordinanza del Presidente della Regione Enrico Rossi dà disposizioni per lo svolgimento di queste attività nel rispetto dei decreti del Governo e delle norme di sicurezza per contenere il contagio da Covid-19. Gli orti, l'agricoltura amatoriale e l'accudimento degli animali allevati sono così consentiti, ma nell'arco della giornata può essere fatto un solo spostamento al giorno per raggiungere i terreni interessati all'interno dello stesso comune o verso altri comuni e da non più di due persone dello stesso nucleo familiare. Quindi si dà la possibilità con questa ordinanza, pur nel pieno rispetto delle norme vigenti in ragione sanitaria, di potersi spostare per poter fare a livello amatoriale, quindi i famosi hobbisti, tutte le produzioni agricole. Quindi chi ha delle proprietà per poter fare orti, chi ha dei terreni per poter fare, diciamo, qualsiasi tipo di attività agricola che serve all'autoconsumo familiare, quindi serve al sostentamento delle famiglie, ha possibilità di farlo. Dal 14 aprile il Governo ha autorizzato anche la ripresa delle attività selvicolturali e così la Regione Toscana ha prorogato di 15 giorni il periodo del taglio e disbosco affinché vengano completate le operazioni rimaste in sospeso. Anche i proprietari e possessori di bosco possono effettuare attività di selvicoltura libera, a patto che gli spostamenti vengano effettuati una volta al giorno da non più di due persone della stessa famiglia. La Regione ha autorizzato anche il controllo e il contenimento della fauna selvatica in ambito urbano, ma con l'accorgimento di effettuare la cattura o altri interventi in forma singola.